Presidente Chiodi, l'inaugurazione di una TAC di ultima generazione qui a Giulianova è l'occasione anche per una riflessione sullo stato della sanità abruzzese. Si continua a investire sulle tecnologie. Guardi, io sono sempre più convinto che la buona sanità la fa due cose essenzialmente: medici bravi e soprattutto tecnologie all'avanguardia che siano in grado di supportare, dare la possibilità ai medici bravi di esprimere tutta la loro bravura, quindi per le diagnosi e per le cure. Quindi dobbiamo rinnovare il nostro investimento tecnologico. Prima non era possibile, perché la regione era in default, nel 2007 non fu in grado di pagare i dipendenti, quindi era in fallimento, cioè i dipendenti, i fornitori delle ASL, e di conseguenza dopo che c'è stato questo riequilibrio, questo processo di riequilibrio finanziario, adesso abbiamo le risorse per investire e stiamo investendo non solo a Giulianova ma in tanti ospedali, in tutti gli ospedali abruzzesi, in maniera tale da creare una sanità di migliore qualità. Il prossimo step per la regione in tema di sanità? Ma guardi, noi dobbiamo continuare a mantenere l'equilibrio, perché se non lo facciamo significa che gli abruzzesi poi devono essere tassati e noi invece vogliamo ridurre le tasse. Anzi, saremmo probabilmente l'unica regione italiana che ridurrà le tasse proprio per questa attenzione ai conti degli abruzzesi. Noi abbiamo deciso di gestire in modo curato le risorse che gli abruzzesi mettevano a disposizione e questo ci ha dato la possibilità di essere oggi annoverati tra le regioni virtuose e non più tra le regioni canaglie. Motivo d'orgoglio, migliorerà in termini di reputazione anche il sistema sanitario abruzzese e anche grazie a questo si ridurrà la mobilità passiva, che comunque incide in termini percentuali tra l'1 e il 2% di quello che sono i costi che gli abruzzesi sostengono per la sanità. Cioè noi abbiamo un costo di 2 miliardi e mezzo di euro per la sanità, la mobilità passiva stiamo a 67 milioni, quindi stiamo parlando insomma di un dato assolutamente gestibile. E si gestirà col miglioramento delle tecnologie, abbiamo avuto la possibilità di assumere, adesso i nostri ospedali hanno la possibilità anche di avere personale di qualità.